Nuovo Tg vinile un po' magrino, oh, ma non so se è magrino oggi, perché a me sembra che ce ne sia di meno, ma può essere che ce ne sia anche di più, chi lo sa. Uh, è stata una settimana terribile, nel senso che uh, ci sono riparazioni in studio, ci sono tracce che sto mandando a mixare. Eh, ci sono cose che studi che sto facendo per eh, il libro e per episodi futuri eh, ci sta il lavoro legale, ci sta l'amministrazione dell'etichetta, ci stanno veramente troppe cose questo weekend sono fully booked eh, con i mixaggi eh, che devo, dove devo andare in studio a seguire l'ingegnere e con la produzione delle cose che devo consegnare lunedì e martedì quindi è un bel casino. E per cui partiamo con una cosa rilassante che mi ha calmato molto oggi quando ero un po' nervosetto per tutto il lavoro che dovevo fare ed è la meravigliosa chitarra acustica e anche elettrica di Gabor Zabò, che invece ho sempre chiamato Gabor Zabo, però in realtà sarebbe Zabor perché c'è l'accento sulla O. Uh, è un chitarrista veramente eccezionale, è stato influenzato come chitarrista palesemente da Chico Hamilton con cui ha lavorato parecchio negli anni 60 da Charles Lloyd è, uh, è stato diciamo protagonista di registrazioni di cui parleremo oggi come The Sorcerer e Spellbinder che sono considerati come chamber jazz anche se Spellbinder è un pochino più funky con un moderato senso di avanguardia, che poi alle volte non è neanche tanto moderato, considerato l'eccezionale tecnica e le piroette che fa con le chitarra. Questo signore uh, Zabò come molti chitarristi jazz uh, degli anni 60, è stato um, um, influenzato da rock fusionato di Gary McFarland, come altri sono stati, sono stati ispirati da altri. Pensiamo ad esempio all'influenza di Manavish Orchestra, pensiamo anche al, all'influenza alla, diciamo, alla, alla di gruppi come Cream, dove ha militato Eric Clapton. Clapton, a sua volta si è fatto uh, influenzare dal blues e dal. Degli anni '60 e i cream stessi invece eh, hanno, eh, diciamo, influenzato tantissimo eh, i gruppi di P-Funk e tantissimi altri gruppi. Uh, ma uh, comunque. Eh, Zabo eh, è stato influenzato eh, diciamo dalla fusion rock di Gary McFarlane, tantissimo, che io conosco poco, ma di cui ho se non sbaglio, di, di McFarlane ho uno o due album e basta. Eh, e poi ha lavorato eh, diciamo, con il meraviglioso Carl Jader, che è famosissimo per il capolavoro di Latino anche su 10 pollici, che vi ho già raccomandato su Blue Note, eh, e eh, poi co con Jimmy Stewart, un chitarrista con cui ha lavorato eh, parecchio tempo. Un pezzo di punta, che è il pezzo più funky che ha fatto, tra quelli che conosciamo di qualità, eh, anche noi collezionisti, ma updateatemi se ne conoscete molti altri, è Spellbinder, che è un pezzo presente nelle meravigliose compilation di Danny Krivitz, grassroots che vi raccomando, che sarebbe. sarebbero delle bellissime compilation che contengono dei pezzi meravigliosi con un buon mastering, eh, che hanno come sottotitolo Musical Influences and Inspiration. Spellbinder, che è, eh, o Spellbinder, che è, eh, ma Bind, bind, bind penso che sia Spellbinder, uh, è eh, una traccia di cui vi do ovviamente il link su YouTube e di cui vi raccomando di ascoltare delle P, che è tutto molto, molto bello. Uh, tra le altre cose, mh, questo mh, grandissimo chitarrista mh, ha una caratteristica principale, è un maestro nel mixare le influenze, diciamo ungheresi. Uh, diciamo un po' um, folk, gitane uh, zingar, da zingari diciamo quindi è musica degli zingari in Ungheria è musica spettacolare questo già lo sappiamo uh, da chitarristi come Charlie Christian e tanti altri uh, che sono stati influenzati dai, dai musician delle varie tribù gipsy che erano uh, diciamo in America eccetera ma um, è comunque uh, un tipo molto particolare che anche il suo 拉苏。 Anche se ha un'avanguardia un, un po' moderata, in realtà ha delle soluzioni folk, eh, eh, diciamo popolari, in cose jazz estremamente raffinate che ti sorprendono nel momento in cui ad esempio tu ascolti delle tracce in The Sorcerer che sono fatte apposta ed esclusivamente per farti capire quanti stili un chitarrista valido può inserire in, una, in uno stile chitarristico in tre minuti di pezzo, dove in realtà sembra di partire con un pezzo di cocktail lounge che poi ti porta a delle sorprese senza mai troppi jump up and down senza mai troppe sorprese violente ma con moderazione forse in questo senso ha, ha, diciamo è stato commentato come un, un avanguardista moderato ecco. poi va menzionato anche che Zabò ha partecipato uh, alle sessioni chitarristiche per il bellissimo album Cominaccia di Cook e Scovedo che se non sbaglio è il papà di Scilla e Scovedo, di Scilla è un album spettacolare del 76 su Mercury che vi, anche questo vi raccomando di prendere perché in questo, ca in questo caso ci sono dei pezzi veramente meravigliosi come I Wouldn't Change of Thing che era suonato da Keb da Darge nel le legendary funk Deep Night qua al Madame Jojo a Londra, ma è comunque mh, un album veramente spettacolare dove possiamo sentire uno zabò veramente in forma anche in pezzi più funk soul, eh, quindi al di fuori della sua cerchia jazz uh, c'è anche in alcune tracce eh, dell'album Waves di Charles Lloyd che è un altro album eh, jazz funk cocktail che vi raccomando molto bello e poi per una cosa influenzata più eh, diciamo a livello in, indiano negli anni 60 jazz raga del 66 è, è puro piacere estetico Spellbinder o Spellbinder è un bellissimo album dove c'è la omonima traccia che è stata suonata da Peterson e tutti i grossi DJ che hanno suonato jazz funk e sentiamo tra altre cose in questo album um, Ron Carter al basso. Questo The Sorcerer è veramente eh, un concerto, un concerto, un'esibizione live veramente pazzesca. Io l'ho ascoltato 5.000 volte su vinile, uh, uh, mi sono innamorato la prima volta quando ho comprato la ristampa, non avevo ancora l'originale, ho comprato la ristampa in un negozio qua di Londra a HMV perché volevo, approfondire questo chitarrista. lo ascoltai a casa la sera e rimasi flashato e dopo un anno o due anni mi presi l'originale che costava all'epoca ancora una cifra accettabile um, poi tra le cose di questo The Sorcerer c'è cioè, uh, The, The Sorcerer and More Sorcerer uh, qualcosa del genere che è una ristampa che vi consiglio di ascoltare perché è veramente di buona qualità mm. tra le cose è come vi ho detto Uh, Zabò è un immigrato che viene dall'Ungheria. L'America sappiamo che è un melting pot, è un crogiolo di musicisti, in parte americani con varie provenienze culturali e, in parte, eh, perché l'America è grande, quindi può offrire un, un, un cenacolo, una varietà di stili a cui gli dentro il quale possono nascere artisti appunto, che vengono da diversi indirizzi. Che poi, quando lavorano tutti assieme, sono tutti ad altissimo livello producono veramente delle cose meravigliose ma uh, comunque Zabò uh, è diciamo porta qua uh, la, la, la forza e anche la, la forza della primitivezza ma della bellezza musicale che primitivo qua non è, non è una cosa di, di sfregio ma vuole dire la bellezza di qualcosa di, di, di veramente non dico violento ma aggressivo uh, della forza del jazz funk slavo difatti non, non si spiega perché negli anni dei primi anni 2000 in Inghilterra grazie anche a ad alcuni collezionisti e eh, allo stesso Jai Peterson, un sacco di jazz polacco eh, e jazz dei paesi diciamo anche jugoslavo bello 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 carnoso bello sanguinolento incomincia a affollare eh, gli scaffali di molti collezionisti e tra le cose ultimamente io ho parlato con qualcuno qualche mese fa quindi parliamo ai tempi recenti che mi ha detto che conoscono un loro amico impazzito da anni per il jazz dell'est Europa e Scaffali pieni, un giorno magari facciamo una visita con la telecamerina e diciamo cucù se, se loro sono d'accordo. Eh, comunque, mh, diciamo eh, Zabò, mh, che io acquisto cui sto un sacco di tempo perché veramente lo apprezzo tantissimo come chitarrista. Ha suonato al Monterey Jazz Festival dove ha registrato parte delle sessioni per The Sorcerer e ha fatto un workshop a Boston dove ne ha fatte altre. Quindi sono due diverse. Parti di live che sono state unite ma con un chitarrista che è veramente in quel momento al top della sua energia creativa e della sua forma artistica. Qua c'è Jimmy Stewart che eh, lo accompagna e c'è un meraviglioso ensemble di percussioni che ricordo essere anche qua suonato da musicisti eh, um, di mh, diciamo, notevole bravura. Vi è una bellissima cover dei Beatles, Lucky in the Sky with Diamonds, che è un pezzo... Che jazz psichedelico di per sé, ma qua viene portato uh, nel, nel mondo della jazz fusion cocktail e quindi diventa ancora. Più particolare ed è veramente un, una sborata ascoltare questo pezzo qua interpretato chitaristicamente a questo modo, uh, in un contesto ancora mh, più psichedelico. Poi c'è il classicissimo The Beat Goes On, che è la, forse l'unica esperienza nel pop. però poi ci sono Louise, Space e Los Met Metodoros. Ho dovuto scriverlo perché non me lo ricordavo quest'ultimo, che sono i veri e propri mastini uh, della jazz fusion, veramente. <applause> Complimenti, Mr. Zabò di averci donato questi pezzi veramente incredibili allora Sisters Ledge Together 1977 quindi abbiamo parlato del jazz del, del, del bellissimo jazz e adesso parliamo un po' del boogie della disco tanto per cambiare perché quest'album perché io ogni tanto metto degli album di cui non che non posseggo ma ehm, o meglio scusate che ce l'ho qua scusate uh, no, per dire che ho detto una cazzata non che non posseggo ma che posseggo ma di cui non parlo spesso perché non vorrei citare l'ovvio però questo Together è veramente un grande album un grande album su Cotillon. è un album che eh, risente ancora le influenze del post disco funk acustico che esiste da quando gruppi come la Kool The Gang hanno incominciato Assieme a tanti altri a mettere un po' più di drittume nella musica funk molto sincopata che facevano prima perché il funk nel 73 ha il suo picco però è anche inizia a tramontare nel 74 incominciano a uscire delle cose un pochino più dritte di funk cioè che non sono più ma con la batteria leggermente più dritta sui quarti anche molte cose di Shurufu Khan, che noi sentiamo i primi album dei primi anni 70 sono un po' più sincopati poi più ci avviciniamo al 74 diventano un po' più dritti e a 75-76 ci sono anche dei pezzi lunghi. Uh, Lydia Pence, Cold Blood, un'altra formazione di funk soul di cui parlerò perché lei è veramente mh, pazzesca, hanno fatto degli album all'inizio che sono veramente l'estasi del rock e del funk, cioè proprio rock e funk mischiati in una maniera incredibile. Poi arriva il 76-77, già dal 75 un po' di roba dritta si sente, fino a quando poi vedi commenti in YouTube di gente che dice cazzo però gli album del 77, loro sono bravissimi ma fanno cagare rispetto alla incredibile artisticità che esprimevano quando mixavano rock e funk, ma sappiamo che la disco diventa un trend che viene e che è praticamente in... in, in eh, come si dice, non inarrestabile, eh, inevitabile per molti eh, artisti su contratto di grosse etichette perché lì dovei produrla qualche traccia, così se no eri fuori, soprattutto per gruppi già un po' più radicali, appunto come Cold Blood e non gruppi grossi, grossi come Parliament and Funkadelic o gruppi gruppacchiotti come gli Slave che. Mh, erano così, erano in grado, nonostante tutto, anche nelle cose dritte, di metterci 10.000 accordi jazz e vendere comunque su Cotillon dei dischi che erano come Just a Touch of Love. Lo ripeto ancora adesso: Just a Touch of Love per me è un disco difficile. Non è, è un disco che poi eh, American Boy di Estelle ha preso degli accordi, li ha interpolati. E di difatti, Estelle, American Boy, gli accordi non sono proprio pop. Però il Just a Touch of Love è un disco bellissimo, spettacolare, un capolavoro che però cioè non c'entra un cazzo, uh, col pop degli anni 70 che vendeva molto di più, ecco, tanto per dircela. E questo meraviglioso album della Sister Jade non è ovviamente così scuro e chiuso come Just a Touch of Love, ma è un album che non ha ancora il tiro commerciale di We Are Family, di She's the greatest dancer eh, e tanti altri pezzi ma ha ancora un po' di tiro funk e ancora un po' scuretto ed è molto bello e mo anche abbastanza groovy non direi bello groovy perché ci sono cose che sono veramente più groovy di queste però eh, diciamo è un album che eh, è veramente a me piace il rosso la copertina rossa con il Bordo Rosso, con loro tutte contente perché erano anche citate per la situazione in cui eh, si stavano inserendo, perché il primo album Cotillon, se non sbaglio, questo il primo o il secondo Cotillon, non sono sicuro, la Cotillon Records ero, era una sussidiaria dell'Atlantic, specializzata, ha fatto anche le cose pop rock, però ha fatto più che altro roba eh, disco, disco funk micro stip di caffè che è l'unica cosa che mi posso consentire il weekend se non voglio star male perché ultimamente ho scoperto negli anni che il caffè mi fa male ma pochissimo pochissimo non mi fa male um, quindi diciamo c'è un momento per le Sisters Sledge, che sappiamo che si incontreranno con eh, Nye Rogers e successivamente con Bernard Edwards, le due menti creative delle Chic, eh, perché non erano contente della propria carriera che all'epoca stavano facendo eh, in, in Germania. A Monaco avevano registrato, se non sbaglio, eh, alcuni singoli per le, Silver, per, con, e per le Silver Convention, che è un, un euro disco gruppo molto famoso se non sbaglio quello che ha fatto Fly Robin Fly che è una hit incredibile uh, però mh, nonostante questo e le altre piccole hit che avevano fatto mh, non avevano probabilmente mh, tirato fuori dal gran danaro e quindi una di loro addirittura sta pensando di diventare avvocatessa, vedi, poi eh, ha studiato una di queste anche alla School of Love, io invece ho, ho finito, non essendo a livello del Sister Jade, avvocato lo sono diventato per forza, però stranamente molti musicisti quando vedono che la carriera non va bene, quelli che possono diciamo... Uh, provano uh, appunto la school of law, cioè provano l'avvocatura perché comunque da lì mh, qualche soldo in più ci si riesce a tirarlo fuori nel caso si riescano a completare gli studi e trovare lavoro anche in una firma, un post, una firm, in un'azienda un po' sconquassata, diciamo in Inghilterra o negli Stati Uniti. Uh, comunque questo non successe uh, perché um, diciamo uh, ebbero uh, una conoscenza con uh, Michael Kuntz e um, uh, Sylvester Livey che sono uh, due executive della ON che sono anche responsabili per molti altri gruppi di funk e di soul e che erano specialisti in questo genere e che contattano le Sister's Ledge perché vengono um, a conoscenza Uh, tramite alcuni loro live di quelle che sono le loro capacità vocali e di intrattenimento. Uh, le prime prove di registrazione per questo album si tengono a Monaco e a Monaco viene registrato, uh, diciamo, uh, viene registrato tutte le, vengono registrate tutte le parti di questo disco con più di tre settimane tra prove e registrazioni, che non è tanto, però. Considerando che al giorno d'oggi c'è gente che fa una traccia su computer, su laptop in due o tre giorni e alla fine della settimana la delivera, con, qui c'erano 20 persone in studio per tre settimane con le sister Sledge che dicono siamo entrate pre, piene di entusiasmo. Nell'intervista del The Guardian, andatevela a leggere, e siamo uscite completely drained. E siamo usci ah, no, scusate, non è nell'intervista del The Guardian, è nelle note sulla retro del disco qua. Che forse sono leggibili su Discogs eh, e dicono: Siamo usciti dalle session completely drained eh, eh, dopo tre settimane, che vuol dire che le ma mazzolavano parecchio. E dicono, eh, c'è lì nelle note. Ci dicevano sempre: eh, Michael e Sylvester dovete guardare dentro voi stesse di più. Dovete, dovete, in dovete uh, introiettare molto, molto di più. Non basta cantare, dovete tirare fuori la grinta. E loro erano già performer pazzeschi, non stiamo parlando della cantantina di X Factor che deve avere bisogno ancora di un anno di training, qua si parla di gente che già andava, eppure, 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 questa uh, Cotillon, questi uh, executive uh, americani le hanno fatto fare un album che secondo me ha dei pezzi che sono veramente belli. Così come vi ho raccomandato l'album di Zabò, Uh, bellissimo per le sue atmosfere di fusion jazz. Così vi raccomando, per le atmosfere di boogie di funk in un pezzo che è moderatamente funky ma è veramente ben fatto con dei vocal degli arrangiamenti delle parti che so si sente che sono state studiate, provate, riadattate, rimaneggiate centomila volte prima di arrivare alla registrazione della parte finale. Complimenti alle sister sledge per questo bellissimo album del 1977. Si capisce da qua che sono delle già da qua che sono delle grandi artiste, per l'album successivo eh, incontreranno prima Nile Rogers, lo registreranno con lui e partirà una sequela di hit che le farà uh, arricchire in America e sono contento per loro, per la carriera che hanno fatto, al di là dei problemi che qualcuna di loro ha avuto, sono veramente una, uno dei gruppi di disco soul, funk, boogie che io veramente amo, così come amo tanto il jazz, amo tantissimo anche queste manifestazioni più popolari, più, diciamo, da classifica di musica, però eh, se fatte così bene, non possono che suscitare il mio applauso e la mia eh, continua ammirazione durante il tempo e i tempi. Altro pezzo classicone che eh, voglio proporvi è es di Stevie Wonder, eh, estratto dal capolavoro assoluto di questo artista che dovete avere in qualsiasi formato ma dovete avercelo che okay, è Songs in the Key of Life anche per quelli che pensano eh, di non, non averne bisogno perché è una cosa troppo classica no, l'album è spettacolare ascoltatevelo da inizio alla fine e impallidite eh, considerando che tutta quella roba è stata suonata a mano eh, appunto da musicisti in studio se non sbaglio nei studi della Motown Um, Aez è un pezzo bellissimo che va in crescendo che suono ancora adesso quando faccio ancora quel, qualche rara serata di revival e ed è altre tra le altre cose um, è una roba um, incredibile ancora adesso perché come è stata registrata si sentono tutti i suoni bene il basso la batteria dal vinile poi è un'esperienza veramente incredibile e anche quando suoni in un club veramente non, è un suono che veramente Sembra riempire tutto il locale nonostante al giorno d'oggi siamo eh, da una parte abituati a sentire trap con delle 909 pompate al massimo o della Tech House con una cassa continua, anche lì pompata all'inverosimile, da tutta una serie di plugin, uno più bello dell'altro. Però, appunto, nonostante questo, questa roba suonata da batteristi, bassisti e chitarristi e cantata da un coro Gospel che poi nel crescendo fa impazzire tutto il pezzo, ancora tiene l'audio nel locale e non sembra di mettere, quando metti quello dopo un pezzo house, dopo un pezzo disco o dopo un pezzo R&B, non cade mai il, uh, diciamo, il, il senso del volume e quindi in Inghilterra, che si wonder, lo adorano ancora adesso, il pezzo fa ancora tenere la pista bella piena. Adesso facciamo delle menzioni speciali, nel senso che eh, non faccio una review completa come ho fatto per questi due album, ma parlo eh, diciamo di album che ho ascoltato questa settimana mentre lavoravo. Io quando lavoro metto sul piatto un album, lo faccio andare avanti tutta la prima facciata, poi mi alzo, lo giro, così faccio un po' di moto. Perché se no, lavorando come avvocato, sto veramente tante ore seduto e non mi fa molto bene, anche, neanche alla mia età, stare seduto tutto il tempo. Devo un po' muovermi, no? Ognuno di noi ha questa esigenza. Allora faccio questo, vado al giradischi, lo giro, mi faccio una passeggiata in cucina, il disco continua ad andare, poi un bicchiere d'acqua, mangio un biscottino, torno e, e continuo a lavorare. E questo mi aiuta a rimanere un pochino più, diciamo, ossigenato, se no sbarello anch'io come tutti quanti. Allora, partiamo dal primo disco che ho riascoltato con tanto amore questa settimana in due diversi giorni, per due volte. Ah, qui c'è l'etichettina che si è spiegassata, si può mettere dritta? No, vabbè. Facciamo un'altra volta: The System Rhythm and Romance, un bellissimo album, questo qua è un duo di produttori veramente capaci a livello di arrangiamento a livello di groove, per ciò che riguarda i groove elettronici del eh, R&B pre-swing questo è veramente pazzesco cioè fare Rhythm and Blues negli anni 80, questo è dell'89 se non sbaglio con una capacità uh, che è a livelli secondo me de, di quella di Quincy Jones dell'89 uh, americano uh, Atlantic se non sbaglio bellissimo album dove c'è uno dei pezzi più belli di soul eh, diciamo r&b elettronici electronic, eh, di elettronico che, eh, che io abbia mai sentito nella mia vita che, um, I don't know how to say e poi la canzone in realtà il ritornello fa I don't know how to say I love you che è veramente uno dei pezzi che io ho amato eh, tantissimo durante la mia vita e che vi invito ad ascoltare poi ditemi cosa ne pensate gli altri pezzi, come Wicked, Midnight Special e eh, I'm About You, sono molto belli, non all'altezza di I Don't Know How to Say, che secondo me è il pezzo più riuscito dell'album. L'album non è un album che colleziona tutta una serie di capolavori, come nel caso di album di JB's o eh, di Madame X. Per chi fosse, eh, diciamo, familiare con questo tipo di albums, né eh, tantomeno come nel caso del primo album di Magic Lady di cui ho parlato. Questo è un album bello. Interessante che ha, uh, diciamo, un livello superiore uh, a livello di uh, arrangiamento di tracce elettroniche, eccetera, di, di suoni elettronici in un ambito del groove. A livello di swing, qua, poi, secondo me, in wicked raggiungiamo veramente un livello uh, impressionante e solo. Prince e altri grossi interpreti come Brown, Mark e altri musicisti di Prince come Wendy and Lisa. Secondo me, sono riusciti a fare con strumenti elettronici cose a questo livello e non dico neanche che siano superiori a questo, perché questo qua è un album veramente incredibile. Guardatevelo: Rhythm and Romance dei The System. Questo è un album che dovete ascoltarvi dall'inizio alla fine. Lo mettete lì quando fate qualcosa di ripetitivo, che dovete fare, ve lo ascoltate e vedrete che belle sonorità. È veramente un bell'album. Ricordo che come nel caso dei dischi di jazz di cui io, che vi ho raccomandati, quelli di Boogie e questo qua di R&B Swing, cioè vanno ascoltati su disco o vanno ascoltati su un computer con una interfaccia audio di qualità e soprattutto dei convertitori appunto decenti e con dei file che siano almeno IFF se non IFF ad alte risoluzioni proprio perché questa è musica dettagliata non stiamo parlando di una cassa di un basso stiamo parlando e anche in quel caso ci vuole comunque un bel sistema per farla rendere eh, qua siamo a livelli diciamo diciamo 100.000 suoni tastiere che entrano e escono mixate benissimo perché c'è un bellissimo mix c'è un bellissimo master e questo album io non posso altro che raccomandarvelo. Dateci almeno un ascolto, se poi non vi piace il genere ovviamente, non è che siete cretini, però a me l'R&B Swing piace molto, quindi The System, eh, veramente un plauso. Altra menzione veloce sono i The Sounds of Black Mass, eh, Optimistic, che è un bellissimo album, io qua ce l'ho in edizione inglese. Eh, è veramente un gran singolo. Uh, qua tra le altre cose... Mh... Sappiamo che viene dall'album dall di Evolution of Gospel che è molto bello. Uh, a chi piace il Gospel mixato a groove di RB, questo è veramente uh, un singolo che dovreste almeno ascoltare per chi invece vuole, diciamo, una cosa più omogenea, si compri l'album The Evolution of Gospel, che è molto bello. Uh, ovviamente, sempre all'interno di un'ottica RB anni 90. Qui siamo, come nel caso, dei system. Eh, beh, qua siamo già negli anni 90. Scusate, siamo negli anni 90. sì penso di sì. Questa è una roba degli anni 90. Um, mentre, difatti, qua si sente più il giro di campioni che ci sta sotto. Anche se la batteria si sente benissimo, il mix della batteria è perfetto. Eh, nel caso di System, eh, siamo a fine anni 80. Comunque siamo abbastanza vicini, ma in entrambi i casi sono produzioni major americane perché è uno è Atlantic. L'altro se non sbaglio è um, sì, eh, Perspective Records che è una filiata se non sbaglio, non so se è dell'Atlantic o della Q-West o della Q West o, o dell non, non lo so. Comunque una grossa etichetta che ha prodotto anche Jimmy Jam e Terry Lewis, Rajanei e tanti altri grossi artisti che negli anni 90 hanno fatto dell'RB veramente pazzesco e di cui parlerò sicuramente in seguito come dire in seguito ma in seguito nel senso che poi io mi sento inseguito dalle mie stesse eh, necessità altra celebre menzione è London Town di The Light of the World che vi raccomando di ascoltare questo su Energy Records che è un'etichetta che se trovate così con loghino dateci un ascolto non dovrebbero essere dischi cari anche su disco sono 2 o 3 pound Uh, e uh, tra le altre cose, mh, qua c'è anche incognito su questa etichetta: c'è cioè, North London Boy che è una delle mie tracce preferite. Qua eh, ci sono due tracce su questo singolo: uno nella facciata B che parlo, parto da questo. E Pete's Crusade, dove c'è la famosa parte di fiati, pa, 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 che è stata poi non dico campionata, ma messa un po' dappertutto negli anni successivi, in cui si usavano campionare le tracce di British Jet funk dei primi anni 80 E poi però c'è eh, sempre tar targata anno 1980, produzione super British, London Town, che è stata inserita anche nella Dance Decade, che è la tracciona bella 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 jazz funk che inizia con questi accordini tutti gezzati e poi c'è tutta una piccola progressione di accordi e poi si sente la chitarina e poi parte il groove con questo bellissimo cowbell o percussione metallica e la tromba bello 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 il disco per la primavera è stato veramente felice questo se lo mettete quando c'è un bel clima, con un bel sole, proprio un disco solare, soprattutto qua a Londra fa veramente un effetto perché è un bellissimo testo. I like watching the children playing in the park. Uh, I like to enjoy myself when it's after dark. Quindi la Londra multicolore che ti offre piaceri più innocenti e anche un pochino più di guilty pleasures la notte perché sappiamo cosa succede nei parchi di Londra di notte cioè, va bene, non sto qua adesso a andare nei dettagli ma potete immaginare che ci siano certi, certi parcucci dove la gente si diverte un po' di più in cose allegre che di quello che si fa durante il giorno a luce, a luce accesa diciamo e um, la le bellissime cose che puoi vedere se passeggi un giorno a Londra con le cuffiette, eh, ti senti questo disco e vedi tutta la gente sui parchi sdraiata che si diverte, negozi aperti, gente che si mangia il gelatone, un bel casino di macchine in giro, insomma può essere veramente una cosa uh, interessante. Uh, sperimentare questo anche perché il testo uh, dice: In London Town there is energy or party everywhere. A, a Londra non è eh, tanto per darvi una dritta a chi non vive qua. È normale d'estate andare in giro e vedere, sentire musica a tutto volume da una casa, musica a tutto volume da un'altra, a pochi isolati di distanza, cammini e c'è gente per la strada umbriaca, gente che vomita, gente che balla, cioè c'è un'atmosfera quando il clima si fa un po' più bello e fa un po' più caldo come adesso, che può essere anche divertente, eh, diciamo, passeggiare eh, di giorno, di sera, in, diciamo, in giro per. Uh, Londra, Hyde Park, io l'ho sempre di giorno, l'ho sempre frequentato ed è bellissimo, ci sono le occhette, gli animaletti nei laghetti che ti camminano proprio a fianco perché qua non c'è l'abitudine di prendere a calci gli animali, non dico che da voi ci sia, però qua c'è l'abitudine di lasciarli per la loro strada, per cui quando tu cammini per Hyde Park c'è una paperetta, un'occhetta che ti cammina davanti e tu devi aspettare, la fai andare, un... ci sono i cigni e poi c'è tutta la gente che va uh, in giro e un'altra sera molto festosa e io ho fatto anche un video Video, tra le cose dove vi faccio vedere io che passeggio col telefono dopo il lavoro per Hyde Park. Tanti anni fa su questo canale ci sono dei video dove io ho fatto vedere com'è Londra uh, con me dentro che ci cammino che ci cammino in mezzo ed è secondo me un'esperienza che potete eh, and andarvi a rifare per quelli che hanno, hanno visto questo canale e non hanno visto questi belli episodi. Altra menzione speciale, Keno, It's a War. Questo è un bellissimo pezzo che è stato rieditato, remixato, uh, rimesso uh, in mezzo da un puttanaio, di gente. un puttanaio di gente. It's a War è veramente il pezzo chiave per la dance che smette le sue vestigia di funk soul boogie e incomincia ad andare verso la techno ancora mantenendo però tutta una serie Diciamo di caratteristiche sincopate, che la fanno ancora più vicino alla disco, con un bel bitteritto. È il basso che fa. Una, una soluzione veramente interessante. Il war è anche un bel esempio di come su un groove continuo. Tutto uguale, si possono costruire dei cambi che danno molta sorpresa a, a metà struttura. Ed è un incentivo a tutti quelli che fanno techno e musica adesso. Che se la musica la conoscono E al di là della loro techno dell'electro dell dell'elettro, possono fare delle inserzioni di accordi e di note veramente mh, al di là di quella che è la base eh, noiosa, diciamo, eh, che alle volte in molti dischi si ripete da inizio alla fine tutto uguale. E questo, It's a War, è veramente eh, un esempio. Asia e nella retro di questo disco che è nella mia edizione MDS eh, 6512 il codice su Emergency Records è veramente un altro pezzo molto bello molto variegato variegato melodicamente con queste vocine in falsetto cantate eh, un po' così che però sono secondo me eh, molto belle ci stanno L'Emergency è un'etichetta, se non sbaglio, americana, che però stampa sotto licenza italiana, che non sono ninsati pulga. It's a War è un pezzo veramente incredibile. Tra le altre cose, Groove, Kick e Clap sono tutti di prima qualità. Questo è veramente un suono italo che, diciamo ha molto a che vedere con, diciamo, il successo di Keno e soprattutto come eh, il signor Pulga e il signor Ninzatti si sono costruiti una carriera grazie anche alla grande qualità di delle produzioni che hanno buttato fuori, senza sbagliarne una, perché poi dopo arriverà, eh, se non sbaglio, nei primi anni Ottanta Another Life, che è un'altra grande, un grande hit, insomma. Eccetera, eccetera, eccetera. E così la storia della musica dance italiana venne scritta nei primi anni Ottanta. Altro disco su Emergency, eh, stampato per licenza da altro gruppo italiano, è eh, Moonlight, Moonlight Palais e sì, Never Gonna Let You Go della Bionda. Questa è veramente una menzione veloce. È un estratto dall'album Bandido, non è mh, un album incredibilmente meraviglioso, però è interessante vedere come pop. Con un pochino di robine latine, un pochino di, eh, insomma, di groove e di armonia anche messa lì a creativamente si poteva fare della disco. Eh, allegra, ben fatta, ben composta non voglio spendere più parole con questo Never Gonna Let You Go, che a me non dispiace però alle volte, eh, considerando quello che si ascolta al giorno d'oggi che sono casse continue su qualche variazione di basso eccetera, dico cazzo però eh, abbiamo buttato via il bambino con l'acqua sporca forse perché è vero che questa disco music è ormai datata però è possibile che non siamo riusciti a trasportare questa musicalità anche alle produzioni attuali fatte con l'elettronica, perché dobbiamo avere robe che vanno sempre sulla stessa tonalità per tutto il tempo. Se facciamo del pop dance, facciamolo un pochino più vario ogni tanto. Scusate, ma mm, a me sta cosa continua a non andarmi giù, avrò tutto eh, diciamo tutti, tutti i torti, sarò un vecchio che blatterà inutilmente, però a me sembra che la musica ipersemplificata, molta della musica, non tutta, non tutta che si vende adesso uh, è, è veramente uh, insomma un po' potrebbe essere di più potrebbe essere di più è veramente monotono allora quindi grazie di avermi seguito fin qui um, volevo anche spendere due parole perché so che ci sono dei nuovi iscritti e quindi è meglio specificare due o tre cose che faccio sempre di tanto in tanto ma specifichiamo allora, la prima è che um, io sono qua in un tempo molto ristretto come vi ho detto più di una volta e vi do delle recensioni un po' così non sono studi eh, diciamo in depth cioè in profondo se volete degli studi in profondo anche perché vengo contattato da gente che fa tesi di laurea perché sta facendo questo e quello offro una consulenza oppure eh, aspettate che esca il libro però effettivamente mh, non avrei neanche non ho neanche tanto tempo di offrire consulenze al momento però si può sempre valutare la cosa la cosa difficile qua da dire per ciò che riguarda il, il, invece le recensioni della musica è che non è tutto uh, Dua Lipa e Elton John, cioè ci sono tantissime cose che secondo me vanno approfondite anche vecchie perché non sono cose che sono rimaste nella memoria comune e proprio per questo bisogna ricordarle di tanto in tanto. Quindi in questo canale c'è ovviamente un grosso influsso e ci sono tante recensioni sui soul, funk, boogie e jazz. Posso anche poi valutare altre cose, però fondamentalmente colleziono quello, quindi parlo di cose che già, di cui già si parla poco, figuriamoci poi per ciò eh, che riguarda le cose oscure. Quindi, avendo chiarito questi punti, vi invito a guardare anche i vecchi episodi di questo canale. Dove potete capire un po' la mia persona, quello che faccio, la musica che faccio, quello che penso, così date un contesto a quello che dico. Perché alle volte, quando dico certe cose, uso certe paroline, parolacce, magari non avete idea del fatto che vengono dette da un sistema culturale dove è un po' tutto quanto messo a posto e eh, diciamo ispirato comunque al rispetto democratico di tutto quello che esiste musicalmente parlando quindi uh, è meglio forse che appunto molti di voi che sono nuovi si vadano a vedere anche i vecchi episodi alcuni sono più noiosi altri più interessanti quelli che ho tenuto online mi rappresentano ancora se poi noto che c'è qualcosa che non mi rappresenta più lo tolgo perché giustamente non voglio dirvi delle cose in cui non credo più e che non penso come, come cose più valide vi ringrazio per avermi seguito fin qui vi do un bacione e alla prossima settimana con il prossimo TG vinile.